quarto d'ora di no di nome forse ma capacane Scusate se sono un po' emozionato, ma questo è un momento veramente emozionante per quest'area. Io prima di fare le mie proposte voglio fare un intervento per chiarire alcune cose. E allora questa iniziativa è stata fatta dai cittadini dell'area grecanica. In due giorni, appena abbiamo saputo della chiusura dell'ortopedia di Melito, tramite Facebook, che ormai utilizzano tutti, abbiamo cercato di organizzarla. Non ci possiamo lamentare per la presenza perché non avendo avuto il tempo di organizzarla, quindi oggi già è un bel numero di persone che sono venute. Questo qua è solo l'inizio, noi non dobbiamo pensare che oggi noi concludiamo qualcosa. Io prima di parlare voglio dire una cosa, non l'ha organizzata l'USB, io faccio parte dell'USB, ma io qua sono come cittadino di quest'area e quindi qua sopra, in questa manifestazione, nessuno si deve permettere di metterci il cappello. Questa è una manifestazione di cittadini liberi che hanno voglia di lottare per il proprio territorio. E dove sono questi? Un'altra cosa che voglio dire, che ho sentito delle polemiche per quanto riguarda i medici e gli infermieri dell'ospedale di Melito. Io devo dire grazie ai medici e agli infermieri dell'ospedale di Melito, perché in questi anni, con grossi sacrifici, sono riusciti a tenere in galla quello che gli hanno lasciato, perché è quello che gli hanno lasciato, queste rovine dell'ospedale. Io queste persone li chiamo eroi, perché lavorare in queste condizioni bisogna essere eroi. La questione che dobbiamo tenere presente è questa, che purtroppo in questo territorio chi ha delle grosse mancanze è la politica tutta, partendo dal basso e arrivando fino ai massimi vertici dello Stato. Qua abbiamo avuto passerelle di governatori, di ministri, di sindaci, di presidenti di giunta, hanno promesso e alla fine hanno chiuso completamente l'ospedale di Melito. Io ieri sono stato a una riunione in prefettura, in quella riunione in prefettura, guarda caso, al fianco a me si viene a sedere questo signor che si chiama dottor Brancati, che è quello che ha fatto questa disposizione di servizio, non lo conoscevo neanche. Quando ho saputo che c'era lui mi sono subito premunito di vedere, di fargli qualche domanda, ho detto ma dottor Brancati, ma che sta succedendo? Mi ha detto lei ha letto la disposizione di servizio, gli ho detto io sì, l'ho letta, dice che cosa c'è scritto? Che si sta chiudendo ortopedia a Melito, ha detto lei non l'ha letta bene perché ortopedia a Melito non si sta chiudendo, ho detto e allora mi spieghi che cosa succede visto la disposizione di servizio, dice no, viene chiusa fino al 15 di settembre, cioè quindi viene chiusa in modo temporaneo. Gli ho detto allora lei dottor Brancati evidentemente la disposizione di servizio chi gliel'ha scritta? Non gliel'ha saputa neanche scrivere, stavamo arrivando a una discussione che stava degenerando. Ora il ragionamento che voglio fare io qual è?
questa disposizione di servizio che taglia in modo drastico i posti letti in ortopedia a merito fino al 15 di settembre, per questo territorio è un fatto gravissimo. Tutti quanti noi sappiamo le passerelle che sono state fatte con Scura, l'ultima volta che è venuto, che doveva rilanciare questo ospedale, parto dall'ultimo per arrivare poi al primo, che era pronto l'eri soccorso, che erano pronti la doppia ambulanza, che era pronto chissà che cosa, questo ospedale doveva dare il fiore all'occhiello dell'area grecanica. Per risposta che fanno, nel bel centro dell'estate ci chiude un'ortopedia, per merito significa il collasso, significa il collasso, perché tutti questi pazienti di ortopedia vanno a finire in chirurgia che ha pochi posti letto, si intasa anche chirurgia, qua non si può fare più la minima assistenza ai cittadini del territorio. Noi questo non lo possiamo permettere e quindi noi oggi siamo qua per rivendicare il diritto alla salute di tutto il territorio regionale e non a targhe alterne, oggi Locri, domani Polistena e Melito, rimane sempre l'ultimo a ruota del carro. Noi non lo permetteremo. Quando mi si viene a dire che a Locri ci sarà un aumento di persone durante il periodo estivo, e allora evidentemente noi di merito dobbiamo chiedere le ferie, andarcene in ferie a Locri, che lì ci possono garantire il servizio. Merito viene triplicato, quadruplicato durante il periodo estivo, e non parliamo dell'area grecanica, con una sola ambulanza, non so quanti di voi hanno avuto problemi, io ho avuto problemi con mia suocera, 3 ore ad aspettare l'ambulanza, perché era andata a Reggio a portare un paziente che è rimasto sulla lettica e quindi non poteva ritornare all'ambulanza. Questi sono fatti gravi, qua oggi può toccare a me, domani può toccare a chiunque di noi, dobbiamo essere pronti e vigili. Il tempo delle parole è finito, noi fino a oggi ci siamo comportati in modo democratico e non abbiamo mai fatto un'iniziativa che andasse contro quella che era legge, però da qua dobbiamo incominciare anche a cambiare la mentalità, qua adesso dobbiamo alzare il tiro e incominciare a dire che noi non siamo disponibili ad accettare questo stato di cose. L'altra cosa che volevo dire è che noi all'ospedale di merito siamo ospedali generali, quindi ospedale generale, mentre quello di Locri è l'ospedale Spock, quindi tutto quello che succede bisogna andare là. Ci dicono tutte queste parole, ospedale generale, ospedale. A me non mi interessa che ospedale è quello di me, a me interessa un ospedale che funzioni, lo possono chiamare come vogliono, non si può spogliare un ospedale per andare ad arricchirne un altro, questo è contro natura. Io quello che propongo è di fare una denuncia a chi ha fatto quest'atto, perché questo è un atto illegittimo, perché tu qua non stai garantendo i diritti minimi di assistenza sanitaria, non ci sono i diritti minimi di assistenza sanitaria, lo dobbiamo denunciare alla Procura della Repubblica, perché questo è un atto illegale. Non puoi stabilire tu chi sono i cittadini che si devono curare e chi sono i cittadini che devono morire. Queste cose qua li dobbiamo dire e li dobbiamo sentire fino in fondo. Noi oggi partiamo con un'iniziativa che non sarà l'iniziativa di fare la solita passerella dove si finisce. Noi dobbiamo far capire agli organi proposti, alle istituzioni, in primis anche alla prefettura, che può fare finta che non succede niente in questo territorio o che si corrono di questo territorio soltanto quando succedono fatti gravi e poi questo territorio è morto. Questo territorio ha bisogno di essere rivitalizzato, questo territorio ha bisogno di essere rimesso in piedi. Oggi come oggi abbiamo una classe politica che questo territorio lo ha distrutto, non ci sono più i servizi minimi essenziali in nessun settore, non abbiamo i trasporti, non abbiamo nulla, ci stanno desertificando, siamo diventati peggio degli africani, lì almeno le banane gli crescono, qua neanche le banane possiamo coltivare. E allora a questo punto io propongo, senza andare a fare, perché qua siamo tutti per lo stesso obiettivo, la riapertura immediatamente del servizio di ortopedia, senza se e senza ma, questo atto deve essere reiterato immediatamente. Io propongo come primo atto stamattina che noi faremo di bloccare simbolicamente la ferrovia e dire che noi siamo pronti a bloccare tutta la regione Calabria. Non è possibile continuare in questo modo. Se non alziamo la testa, questo è un territorio morto per noi e per i nostri figli. È vergognoso che tra di voi ci siano persone che hanno figli laureati in medicina,
con sacrifici e questi non fanno i concorsi. È vergognoso che ci siano figli laureati in infermieristica e questi non fanno concorsi. Questa è una vergogna e noi a queste vergogne non ci dobbiamo stare. All'ospedale di merito devono rimettere il personale che serve, devono dare le garanzie di una sanità bella, precisa, puntuale, una sanità che dia risposte a tutto il territorio dell'area Recanica. La mia proposta è questa, io non parlo più e non voglio dire niente, se qualcuno vuole intervenire, io propongo, chiudiamo il ragionamento e andiamo a bloccare simbolicamente la ferrovia dicendo che noi saremo pronti da domani a bloccare completamente la regione, tutta la regione Calabria. Questa è l'unica cosa che ci rimane, la lotta dura, perché con le chiacchiere che abbiamo fatto fino ad ora, che ci hanno propinato fino ad ora, il risultato è questo, ogni giorno ne combinano una, non li possiamo più accettare. L'ambulanza. Allora. Quindi io andrò ad occupare simbolicamente la ferrovia e che Reggio alle istituzioni regionali, al prefetto e a tutti arrivi la comunicazione che merito non è più disponibile ad accettare subitamente quello che sta avvenendo. Grazie. Sono più le sciocchezze che ha detto e più una proprio madonnale, non ha messo in evidenza la storia di questo, la storia. E tutti quanti i parlamentari, se ci sono, se sanno fare i politici, perché questa gente che ha dimostrato di non saper fare politica, anzi la sanno fare per i cazzi loro. Non è possibile continuare così, abbiamo subito molto, la responsabilità di quello che accadrà sarà nelle istituzioni, certamente nel popolo. Il popolo non è un popolo, tanti popoli. Tutti contatti! Nemmeno la strage di Brescia, ed ero tra le vittime se non fosse stato per il ritardo di un treno. Manca per... Questa è una lotta per la dignità del territorio, questa è una lotta che riguarda tutti i cittadini, non vi impressionate per la quantità, serve la qualità delle persone che lottano. Arriva Rino. Ce l'abbiamo, c'è il ferro per noi. Abbiamo bloccato avanti Savoia. C'è ancora un giro su questo territorio. Avanti. Vogliamo risposta. Aurelio! Forza, andiamo a fare! Aurelio, Non dobbiamo avere paura di niente, di nessuno. Perché? Perché? Perché stiamo lottando per un nostro
niente, non stiamo lottando per niente, stiamo lottando per i nostri diritti. È ora di finirla con queste manfrine di questa classe politica che ha dimostrato di essere incapace, di non conoscere le istanze dei propri cittadini. E noi dobbiamo svegliarli oggi, e oggi che arrivi a tutti quanti questo messaggio da merito. Merito alza la testa, Larry Recarico alza la testa e lotterà fino alla fine. Questo atto deve essere ritirato immediatamente. Abbiamo necessità di avere l'ambulanza immediatamente, perché non possiamo stare 3 mesi estivi con una sola ambulanza. Che facciamo per cercare di capire se riusciamo a svegliare le istituzioni calabresi, tutti, partendo dal sindaco del comune più piccolo e arrivando al ministro della salute. E d'ora in poi io propongo che non faremo fare passerelle più a nessuno. Se qualcuno pensa di venire a merito e fare tavoli chiusi, noi saremo dietro le porte e risponderemo, perché devono confrontarsi con i cittadini, non con chi ha causato questo danno. È una cosa normale, io penso che io voglio cittadini, a me non interessa la massa, a me interessa la qualità, mi interessano i cittadini che hanno voglia di lottare, quelli che poi si nascondono dietro un pilastro perché hanno paura a me non interessano. Noi dobbiamo avere i cittadini pronti a lottare senza paura. Chi vi parla è uno che ha già ricevuto più di 10 denunce. Con me sono un onore le denunce, perché sono denunce per difendere gli interessi dei cittadini, dei poveri, dei popoli. Ma no, scendetevi. Aurelio, vado pure un bastardo, no? Ieri ho saputo che c'è stata una riunione dell'assemblea dei sindaci dell'area grecanica. Io dico che ogni sindaco nel proprio paese deve fare il proprio dovere, e il proprio dovere è quello di difendere gli interessi dei propri cittadini. Non si possono difendere gli interessi di qualcuno contro qualcun altro, non si può creare dissidi tra cittadini e cittadini. A merito, purtroppo, io lo dico, siamo in 2 categorie, ci siamo i melitoti e i melitesi, che sono 2 categorie ben diverse. I melitoti sono quelli che vogliono distruggere questo paese e per fortuna sono in minima maggioranza. I melitesi sono quelli che vogliono costruire qualcosa di positivo in questo paese. E noi siamo qua, oggi i melitesi sono qua a dire che lotteranno per questo territorio. Abbiamo un sindaco in mezzo al binario. I sindaci questo devono fare, devono andare al fianco dei cittadini.
cittadini, devono stare in mezzo ai binari, devono stare in mezzo alla lotta, insieme ai propri concittadini, altrimenti che consegnano le fasce, perché non la fascia, non li onora, li disonora e disonora l'intero territorio. E non ne dicono un'altra. Noi oggi abbiamo dimostrato di essere stanchi, di non sopportare più questa situazione. Questo qua è solo l'inizio. Io mi auguro che la prossima, io mi auguro che non ci sia, ma se ci dovesse essere le prossime manifestazioni, sarà fatta in modo più grosso, in modo più competente. Anche la stazione non hanno bloccato nessun treno. Questo è stato fatto un passo indietro, questo ci farà fare 10 passi in avanti. Se entro lunedì questo atto centrale non viene ritirato. Siamo stanchi, stufi, non ce la facciamo più. È un territorio martoriato, un territorio abbandonato. Devo sapere che arrivano miliardi di euro della comunità europea che devono essere utilizzati per incentivare i servizi, i settori nei vari enti, e noi qua non vediamo neanche un centesimo perché non ci programma, e abbiamo i ragazzi disoccupati e abbiamo i pensionati che non arrivano a fine mese. Queste sono vergogne. Qui la politica ha grosse responsabilità, perché programmare significa dare un futuro a questo paese. In questo territorio ci sono i lupi e ci sono i conigli. I lupi sono qua a combattere, i conigli dove sono? Oggi il comune di Melito, i lavoratori, i cittadini dell'area greccanica, i pensionati hanno dato una risposta concreta a una classe politica di incapaci. Questa circolare da parte del dottor Brancati, che non so neanche di quale paese è e dove vive, deve essere ritirata immediatamente. Oggi abbiamo fatto questa prima azione dimostrativa, che speriamo colpisca nel segno e mandi dei segnali specifici a chi li deve ricevere. Gli abbiamo fatto capire che noi non siamo più disponibili a soprassedere a questa circolare che ha fatto questo dottor, come si chiama lui, Brancamenta, di non so di dov'è, perché è un atto illegittimo, in quanto questo è passibile di denuncia, perché qua manca un servizio essenziale, stanno bloccando l'ospedale. Qualcuno mi diceva di far parlare i sindaci, io i sindaci che sono presenti li ringrazio, ma non li faccio parlare. I sindaci non devono parlare, i sindaci devono agire, i sindaci devono difendere gli interessi di questi lavoratori. Ringrazio i sindaci che c'erano, ma la loro presenza è importante per fargli capire che bisogna smuoversi, che bisogna iniziare a lavorare per questo territorio. Non dimentichiamo che 5 mesi fa, 10 mesi fa, quando è venuto quell'altro scura, come si chiama lui, che è arrivato qua, doveva portare l'elisoccorso, era pronta l'ambulanza, tutto un codazzo di persone dietro che lo applaudivano, a uno di quelli che viene e si porta i soldi dei calabresi, perché quel signore lo paghiamo noi con i soldi dei cittadini calabresi, e lui invece di difendere gli interessi dei cittadini pensa a mettersi contro Oliverio, contro Urbani, contro i sindaci, faccia uno contro uno, così non si va da nessuna parte. Abbiamo bisogno di una classe politica unita e compatta per un solo obiettivo, lo scaricabarile, il pennacchio, e la cosa personale a noi non interessa, a noi ci interessano i fatti concreti dei cittadini. Io vi ringrazio.
penso che, spero che questa non sia, diciamo, la prima, che ce ne dovrebbe essere un'altra, che immediatamente risolvono questo problema. Se questo non avviene, io vi garantisco che anche da solo io andrò a bloccare la 106, e se c'è un altro con me bloccherò la ferrovia, anche se siamo in due, perché la dignità è la cosa fondamentale di ogni cittadino. Quando si arriva a fare questi atti significa calpestare la dignità dei cittadini, e noi non lo permetteremo. Grazie a tutti. Candore della ripartenza di questo ospedale. Se qualcuno vuole andare a mettere una frase, a scrivere qualcosa, è liberissimo di farlo. Potete scrivere quello che volete, ma date a fanculo a chi volete.